Ciao a tutti, oggi parliamo delle storie, il numero 60, cifra tonda, e cominciamo a parlarne in un luogo un po' particolare, nello studio di Valentino Forlini, che è il disegnatore qui accanto a me di questa Ciao. storia. Allora, questo è il numero 60, però le storie sono fondamentalmente ognuno un numero a sé stante, quindi è come se avessi tenuto a battesimo più o meno un numero 1. Siete partiti da zero, quindi. I riferimenti che ci vengono dati all'inizio sono Asimov e anche Agatha Christie. Tu hai avuto anche altre indicazioni? No, l'idea di base era quella di fare un giallo tipico, però in salsa futuristica, perché vabbè. Tutti e due veniamo da Nathan Never, quindi il futuro ce l'abbiamo nelle ossa. Poi vabbè, Giovanni è un fan di Asimov e soprattutto delle leggi, potrebbe scrivere enciclopedie intere, e quindi quando uno più uno fa due vengono fuori queste cose qua, più che zero, ecco, diciamo che uno più uno fa due, o forse sì. No, fa due. Ok. Altra cosa, diciamo, il disegno di questo albo è un pochino diverso dalla fantascienza a cui siamo abituati. Insomma, richiama un po' il futuro, però effettivamente potrebbe anche essere un presente guardandolo, oppure Sì. quasi un passato. Che riferimenti hai avuto grafici su questo? Allora, doveva essere sicuramente un po' diverso dal futuro neveriano, perché comunque aveva un bel po' di tempo di differenza. Qui stiamo parlando di fra 100 anni, quindi voglio dire, sicuramente la tecnologia sarà più avanzata di quella di oggi, ma non sarà sicuramente quella di Nathan Never. Oh, ma io sto tenendo il microfono basso. Sì. Uguale. Ok. Si dovrebbe sentire. Quindi il tratto doveva essere un tratto comunque che si abbinava alla fantascienza, ma che forse era più indicato per il giallo. Quindi il gusto è un po', diciamo, steampunk, un po' retro, con dei vestiti che danno l'idea di un futuro, ma anche e soprattutto di un passato. Come se fosse una sorta di rivisitazione di un'estetica, diciamo, antica, no? E anche la casa, il tipo di colletti, delle camicie, doveva essere tutto molto, molto retro, per dare proprio una sorta di contrasto, che era un po' quello che io avevo fatto nella storia che avevo fatto precedentemente con Giovanni, che era una corta che c'era su Il mondo dei robot. Che praticamente anche lì era poco più, cioè c'era un automa anche in quella storia lì, e allora volevo dare questa idea che quando ci si muove in un ambito piuttosto ricco, si ritorna indietro con l'estetica, come se fosse una cosa che ci dà l'idea della ricchezza, invece di avere delle cose troppo pulite, troppo Asettiche. asettiche, ce le abbiamo addirittura sgogolate, proprio perché la ricchezza dà l'idea dell'arte sgogolata. Proprio come contrasto con l'idea invece del futuro che possiamo immaginarci noi. Hai ricevuto tutta la sceneggiatura, quindi sapevi già com'era la storia o sei andato a piccoli blocchi? No, ho ricevuto tutta la sceneggiatura, l'ho letta subito, anche per capire bene o male dove voleva andare a parare Giovanni. Io di solito preferisco tantissimo avere la sceneggiatura completa, per il semplice motivo che almeno so dove, so quello che devo fare, tra virgolette, so alcune cose che magari se non hai la sceneggiatura ti impegni su delle cose superflue che poi alla fine non hanno senso, e dici, cavolo, ho speso tanto tempo in quella cosa lì e meno in quell'altra cosa lì. Una cosa che a me piace fare sempre è quella di cercare di creare il più possibile la personalità dei personaggi, quindi che abbiano delle facce riconoscibili, o e comunque anche la loro silhouette o il loro modo di essere vestito sia più o meno, in questo caso, se più o meno identificabili. In questo caso ci sono alcuni elementi che sono simili, ma quello lo capirete poi verso la fine, quando ci sarà la silhouette del colpevole, perché comunque ti deve, come in tutti i gialli, ti deve ingannare, e quindi ti deve dare l'idea che potrebbe essere chiunque. Proprio parlando di personaggi, questa è una storia secondo me anche piuttosto difficile, perché sei chiuso in un ambiente ben delimitato e purtroppo per certi versi anche scarno, perché parliamo di quanti ambienti? Tre totalmente, Sì, 3 o 4. tre o quattro, quindi i personaggi sono fondamentali. Questo essere chiuso in un ambiente chiuso ti ha reso difficile il lavoro, te l'ha complicato oppure ti sei sentito a tuo agio? Diciamo che è sempre più facile quando il fumetto, la narrazione è in movimento, perché comunque sia le
ti concentri più sull'azione, diciamo, che sul particolare. Quando invece devi stare spesso in una stanza, allora vai a creare magari, che ne so, come in questo caso, dei quadri o delle cose che ti devono dare il rimando della stanza in cui sei. Quindi li devi anche creare in modo che poi li puoi riprodurre più volte, perché se fai una roba complicatissima, infatti quando fai una storia dove magari ci sono, c'è molto movimento, puoi fare una roba complicatissima perché tanto la farai in una vignetta sola e allora ti puoi sbizzarrire. Quando invece stai nella stessa stanza, tendenzialmente cerchi di fare, come per esempio in questo caso, ho arzigogolato la stanza perché c'è solo in questa vignetta qua, capito? Che è poi il controcampo di quella lì. Se, la stanza dove invece c'è il tizio che è sul letto doveva essere ripetuta più volte, allora è più semplice da un certo punto di vista. Ci sono degli elementi che però ci dicono che siamo lì, come la statua, questa qua, no? I quadretti, per essere sicuro che è come se tu mettessi delle indicazioni più che fare dell'arredamento. Questo è veramente un giallo, comunque, più che fantascienza, è quasi un giallo. Sì, di fantascienza ce n'è poca, se non il fatto che ci sono i robot quindi, e che la casa è tra virgolette senziente da un certo punto di vista. Hai usato dei materiali di riferimento o hai creato gli ambienti da solo, tra virgolette? O hai ricevuto qualche riferimento visivo? Ho ricevuto più qualche riferimento, qualche suggerimento da Gianmaria Contro, che è il curatore della cosa, perché lui voleva comunque anche lui una cosa arzigogolata. All'inizio gli avevo fatto delle cose un po' più stile, diciamo, anni 70, lui mi ha detto no, però farne ancora un po' di più. Allora siamo andati, almeno io che ho un po' la passione per i disegni africani, sono andato più su un, volevo mettere anche delle zanne da qualche parte o cose del genere, poi mi sono limitato sempre per il discorso di prima che se le deve poi rifare per 100 pagine diventa un po' complicato. Anche se per quello che ci raccontano ci stavano bene, visto no, che ci stavano. Infatti alla fine avevo messo i... Volevo far vedere anche questa cosa che essendo lui un personaggio molto ricco, aveva comunque queste specie di simil Klimt, no? Aveva l'arte africana, che quindi voleva dire importarla da qualche parte in maniera costosa, aveva le statue di terracotta cinesi, no? E quindi, cioè, il bello di fare storie di questo tipo, magari chiuse in una stanza, è proprio quello che la casa diventa un personaggio, anche lei. E quindi, sotto quell'aspetto, tu ti puoi. Ti devi sbizzarrire sulla sua estetica come se gli mettessi un vestito, ecco, più che come dei mobili. Cioè, non ti serve il divano, ti serve il quadro che è come la cravatta o l'orecchino, capito? Ok, quindi hai abbellito per dare personalità per alla casa. Per dare personalità alla casa. In questo caso c'è davvero la personalità. Ok, in questo caso è vero, ce l'ha. Questa è un tipo di fantascienza nata, diciamo, per un volume singolo. L'altra tua fantascienza di questo mese è nata Never. Sì. Ti trovi, tra virgolette, più a tuo agio su qualcosa di nuovo o su un mondo già creato? Allora, diciamo che sono due approcci completamente diversi. Allora, qua l'aspettativa, non c'è l'aspettativa da parte del lettore, perché essendo un prodotto nuovo si accettano tutto quello che tu fai, da un certo punto di vista. Cerchi di farlo bene, naturalmente. Intendo dire che se il robot lo fai in quella maniera lì, lo potresti fare in altri mille modi, è quello che tu vedi come robot. In Nathan Never c'è una storia di anni, e quindi di secoli, sto dicendo, di anni, e quindi anche di secoli. E quindi alla fine alcuni i robot devono essere quel tipo di robot lì, perché sicuramente li avrai visti in un angolo di una storia del numero 20 e li rivedi in un angolo del 220, capito? Quindi alcune estetiche ce le hai, come posso dire, non fissate, però suggerite, diciamo, non puoi sbizzarrirti. Poi dopo la bestia, naturalmente, al tuo tratto, al tipo di disegno, a come disegni, a come fai le cose, comunque una cosa diventa poi comunque tua, perché come fa Nathan Never uno è sicuramente diverso da come fa un altro. Assolutamente. Nei limiti del possibile. Ed è forse la cosa bella di quella cosa di cuore. Venendo su questo lavoro, hai qualche tavola in particolare che vuoi spiegarci, che ti ha colpito, che ti è rimasta, tra virgolette, nel cuore? Ma diciamo che in generale tutta la storia, anzi all'inizio ero un po' titubante, cioè non sapevo bene come volevo farla, perché come avevo detto prima, volevano una cosa che fosse comunque diversa da Nathan Never, pur rimanendo di fantascienza
in questo caso non per niente pura, perché è proprio un minimo di fantascienza. Diciamo che è una cosa che volendo stanno già facendo adesso. In realtà i robot, anzi, non sono neanche. Sì, infatti, ma i robot non sono neanche più così. I giapponesi stanno già facendo le persone vere. Quindi. Ma in realtà l'ho vista come una un tutt'uno. Posso dirti che magari, per esempio, questa tavola qua mi piace perché mi sono impegnato molto su questa vignetta e nel farlo mi piaceva proprio mettermi lì, passare a china, fare la cosa. Però in generale ho questa vignetta la amo, anche se poi nella versione finale non è esattamente così come ti dicevo, perché non ha gli spilli in faccia ma ce l'ha nelle mani, perché giustamente non sono freccette, sono spilli. Quindi queste sono cose che cambi dopo, cioè, sì. La leggi, la guardi con lo sceneggiatore ti dice no, qua mi sembra un po' una cosa un po' ridicola, cambiamo, allora magari la cambia il computer o qualcosa del genere. Diciamo che però in generale ogni tavola ha dei momenti in cui tu dici qua voglio fare questa cosa, e se ti viene per esempio veramente come questa vignetta, quella o altre, dice ok, ho fatto il lavoro buono. Io poi fai conto che rifaccio tantissime cose, perché sono non so se le rifaccio meglio, le rifaccio peggio di come mi sono mette, però di primo impatto magari ho un'idea che poi nella realizzazione finale non mi convince, allora le rifaccio volentieri, cioè non sono uno che è purista. La prima è la migliore, ecco. No, si può sempre migliorare. Quanto tempo ci hai messo a fare questa storia? Questa storia ci ho messo credo 10 mesi quasi. Sono 114 pagine. Sì, normalmente ce ne metto 9, questa aveva delle pagine in più e quindi ci ho messo un mese in più tendenzialmente. Sì, un 10 mesi e mezzo, ecco così. Tieni conto che io, come ho detto, rifaccio spesso volentieri, spesso addirittura rifaccio l'intera tavola, perché magari mi dispiace avere un pezzo di tavola appiccicato o una pecetta, o rifaccio la striscia o rifaccio direttamente tutta la tavola, sperando che mi viene meglio. Ecco. Credi che questa possa essere una sorta di prologo per il ritorno di questo personaggio, insomma una specie di tipo Mercurio Eloy, nato come volume delle storie e poi ora serie, potrebbe diventarlo? Ma allora, lui potrebbe diventarlo, se sì, adesso magari entriamo nello spoiler, quindi è meglio... No, meglio non spoilerare. No, meglio non spoilerare. Diciamo che il protagonista potrebbe tornare, sì, ma non lo so, diciamo che non è una storia che magari è proprio personalizzata, cioè non è su un personaggio. In questo caso c'è un protagonista, però quello che si voleva raccontare era questa idea della casa, tra virgolette, autonoma, che è proprio autonoma, non lo è, però voglio dire, della casa che è senziente, diciamo, da un certo punto di vista. E niente, quindi potrebbe ritornare la casa o l'idea della domotica oppure anche il personaggio principale, non lo so, secondo me sì, potrebbe fare qualcosa sicuramente, però non come Mercurio Eloy, che è proprio un personaggio, e poi infatti importa il suo nome, se no poi ci sarebbe dovuto essere scritto il nome del personaggio, non c'è. Ah, anche quello è vero, però insomma esistono comunque tante serie che non hanno il nome del personaggio, però... Sì, quello sì, si poteva... No, lo so, a me non dispiacerebbe, perché a me piace pensare sempre, quando disegno i personaggi, come dei personaggi che possono durare nel tempo, che non muoiono lì, oppure vedere il ragazzino che magari si veste, che ne so, come il personaggio in questione. Ecco. Però sì, quello mi piace tanto, quando faccio il character design ogni tanto ci penso, se vedessi uno vestito con il mio personaggio, prima piango per il piacere, poi dopo gli vado a stringere la mano. Cambiando un attimo, a breve, tra un paio di giorni, uscirà anche Nathan Never, sempre sì. Tuo. Puoi darci qualche anticipazione su Nathan Never, sulla fantascienza diversa? Sì, allora, è una storia che è un po' come se fosse una sorta di sorbetto tra un percorso che è stato fatto fino adesso e un altro percorso che verrà fatto dopo, perché è una storia che verrà... che racconta le vicende di Morrigan, che è il proconsole per antonomasia della serie di Nathan Never. Quindi è una storia che, diciamo, è quasi più focalizzata su lui che su Nathan Never, però Nathan Never in questo caso è importante perché, essendo Morrigan un personaggio tutto d'un pezzo, in questo caso lui si sentirà un po', come posso dire, non più sicuro sulle sue idee o sulle sue convinzioni, o meglio avrà bisogno che Nathan Never lo aiuti a prendere delle decisioni, e quindi il rapporto tra i due avrà un passo avanti in confronto a quello che è stato fino adesso, e speriamo che poi vada ancora più
profondità. Lui è un personaggio che mi piace, ma mi piacciono soprattutto i proconsoli perché sono hanno un po' questo aspetto Judge Dredd, no? E anche ha degli atteggiamenti ogni tanto tipo Judge Dredd. E non sarebbe male vederli un po' più spesso, perché diciamo che sotto un certo punto di vista è un po' come se fossero la parte, non dico sporca della giustizia, la parte diversa, cioè la giustizia di Nathan Never è comunque una giustizia alla fine giusta, no? E con dei criteri giusti, quindi io ti sparo se tu mi stai sparando. Quelli potrebbero sparare senza che tu gli stai sparando, o comunque sia potrebbero intervenire con della violenza un po' quasi gratuita, ma perché per loro combattere non sempre naturalmente, per loro comunque è una questione di o tu o io. Ecco. Beh, potrebbe essere uno spunto per una... Una miniserie interna. Ma speriamo. Ho detto, a me sono personaggi quelli, i proconsoli mi piacciono perché lì si potrebbe giocare proprio sull'assurdo e su... è naturale che se la fai all'interno della serie regolare ci deve essere comunque il rapporto con Nathan Never, quindi sarebbero i proconsoli nel mondo di Nathan Never. Mentre invece se tu fai una miniserie potresti fare, visto che tra l'altro in quella storia lì si parlerà dei proconsoli e di Morrigan quando era un po' più giovane di adesso, quindi sì, potrebbe essere una miniserie magari proprio solo su loro, ecco. È una cosa che alcuni lettori hanno chiesto se fosse possibile farla. E sono sempre delle decisioni che sono un po' particolari, perché poi dopo quando la fai c'è qualcun altro che ti dice no, invece di fare quella avresti dovuto fare quella su questi o quella su quegli altri, e allora alla fine il personaggio naturalmente principale è sempre, forse sempre Nathan Never, perché poi è anche il figo della serie, quindi... Vabbè, però quando hai un mondo è difficile scegliere lo spicchio giusto. Poi per il resto quella storia lì, dicevo, è un po' un sorbetto, ma nel senso che è un po' una storia non mi piace dire riempitivo, perché non è un riempitivo, è un passaggio dopo tutte queste storie che sono state abbastanza d'azione o comunque sia abbastanza veloci. Questa qua è un po' più lenta da un certo punto di vista, però ci dà l'idea di un numero piacevole, ecco, diciamo. Però poi me lo diranno i lettori se... I lettori sono affezionati. In quel caso lì, ecco, la cosa è che ho voluto provare a farlo in digitale, cosa che probabilmente non farò mai, un po' perché, vabbè, c'è questa idea che comunque l'ambientazione in generale dovesse essere molto più rigida, e quindi il computer ti aiuta magari a tirare delle righe molto più dritte nelle prospettive o cose del genere, però ti svilisce un po' il tratto e poi ti permette di cancellare molto, cosa che io suggerisco sempre a quelli che mi chiedono come si disegna i fumettini. Cancellare tanto è cancellare con la gomma, non col computer, perché il computer cancella completamente, la gomma intracancella, quindi tu quella cosa lì la puoi mettere a posto, capito? È il solco per vedere. Sì, per vedere, mentre invece la proprio cancelli, magari cancelli tutto quando in realtà devi cancellare solo un pezzettino. Comunque volevo farlo in digitale, l'ho fatto in digitale, credo che non lo userò più il digitale, però per alcune cose sono stato contento perché... puoi fare delle trasparenze, delle cose che o delle luminescenze che naturalmente a mano non puoi fare perché non hanno ancora inventato una sbianchina o qualcosa che faccia una cosa decente, ecco. A parte il retino. Vabbè, il retino è un grande classico. Di solito chiedo che cosa c'è su un tavolo del disegnatore, in questo caso lo vediamo. Ci dici un po' come nasce una tua tavola? Allora, io tendenzialmente, se ho la fortuna, e lo spero sempre, di avere tutta la sceneggiatura, la prima cosa che faccio è mi leggo la sceneggiatura completamente, e mentre la leggo mi faccio dei disegnini sulle tavole varie. Adesso io non ho qua forse qualcosa che posso mostrarti, però faccio dei piccoli disegni per ricordarmi più o meno come vorrò fare, ma sono proprio cose che capisco tendenzialmente solo io. Tipo uno storyboard molto embrionale. Sì, proprio una cosa di 2 cm per 3. Poi dopo, vabbè, naturalmente faccio le solite matite, forse ne ho qualcuna là dietro, e se non sono convinto al 100% della matita la rifaccio col tavolo luminoso, magari mettendola a posto, oppure inchiostro direttamente. In questo caso queste le ho praticamente inchiostrate direttamente sulla matita e proprio cancellata, ecco. Diciamo, però tendenzialmente sì, quello che faccio è leggere la sceneggiatura, quella cosa lì è importantissima, quella dei disegnini, sembra una cavolata, ma... perché mentre tu la stai leggendo hai come una fotografia di quella pagina lì, e allora fai quel disegnino piccolino lì apposta per mettere giù un attimo quell'idea lì,
Tu che la vedi magari a occhio nudo dici, Madonna, questo scarabocchio. Per me invece io la vedo completamente, la vedo tutta. E per me quello è il momento più importante del disegno da un certo punto di vista, perché da quel momento lì in poi tutto il resto sarà far diventare quello schizzettino la cosa definitiva. Però nella mia testa io la fotografia l'ho già fatta, Quindi capito? questa È un immagine po' c'è come già. quando tu a casa ti scrivi giù le domande che farai al disegnatore, Sì. capito? Un po' vai a braccio, è chiaro che io poi quando vado qua non è che prendo quella cosa lì e la ingrandisco perché sono scarabocchi, però io so già più o meno dove devo andare a parare. Diciamo che ho un obiettivo, un orizzonte che vedo e da lì lo devo costruire, ecco, diciamo, quello è il modo di fare le cose. Poi, vabbè, naturalmente pennello, pennarello, pennello. Ultimamente sto cercando di usare il pennino, però c'ho sempre un po' di lotta tra me e lui, perché mi dà sempre questo disegno un po' umoristico che per esempio nel Bonelliano non va bene, ecco, diciamo. Poi vabbè, naturalmente mi tengo lì cose che mi possono suggerire il mood delle cose oppure che mi fanno piacere, no? A volte ti tieni un disegnatore sulla scrivania, una cosa che fanno tutti, che non c'entra niente con te e non c'entra neanche con quello che stai facendo, ma ogni tanto gli butti l'occhio perché dici il mio obiettivo è diventare bravo come quello lì. Allora gli dai un'occhiata proprio per dire ok, mi sono ridato un po' di energia, un po' come se prendi delle vitamine, ecco, diciamo. E allora ti circondi, vedi che c'è sempre un po' di casino qua in giro perché Beh, è sì, è normale che ci normale. sia alla fine. Invece sul digitale questa. Sul digitale questa, in realtà quel fumetto lì l'avevo fatto con la Cintiq, quella dietro l'ho proprio staccata. La Cintiq è un monitor dove tu ci disegni sopra, questa invece è un po' meno immediato perché tu devi disegnare lì ma guardare cioè il cursore, però si può fare anche quel Kabenago, per esempio, usa questo sistema e non la Cintiq, te l'ho chiesto anche ultimamente, ma Sì, questo ancora, l'avevo beh, letto su Facebook. lo fai ancora così, ma ha scritto di sì, gli ho detto, meno male. Perché comunque secondo me il rapporto con il computer deve essere un rapporto da tenere d'occhio, perché qua io posso avere un tratto, cioè non che tutti disegnano uguali quelli che usano il computer, però il gusto, il senso del tratto a volte è uguale, perché non so, prendi il pennello o l'effetto che ti dà il computer, capito? Ti puoi costruire il pennello che vuoi, ok? Però poi magari, che ne so, un effettino lo fai per l'effettino che ti dà lui. E allora lo fai tu, lo fa un altro ancora e viene più o meno lo stesso effetto. Quindi alla fine risulta un po' ripetitivo. Per alcuni magari è la cosa buona, perché magari vuoi fare una serie dove i disegnatori sono tutti uguali e allora usano lo stesso mezzo, capito? Insomma, Però dipende dall'obiettivo. dall'obiettivo, certo. Direi che Direi che manca sta ancora bene una tutto, sì. cosa. La settimana prossima sei ospite a. Alle Comics, ad Alessandria, sì. Diamo qualche appuntamento. Ma adesso un ragazzo ha messo in piedi questa associazione dei Nathan Neveriani, speriamo che funzioni, e mi aveva chiesto se volevo essere ospite, ho già avuto Giardo, ma forse c'è anche stavolta, che Giardo è il copertinista di Nathan Never, a Torino, credo. Faremo un paio d'ore in cui io faccio degli sketch, poi loro fanno. Facciamo vedere qualche sketch, questo è quello che intendi tu per sketch, Sì, giusto? questi sono gli sketch che farò. Questo lo farò invece perché credo che farò un paio d'ore a Nathan Neveriani e un paio d'ore da Amis, dove farò questi sketch, non so quanti, credo una decina, e poi li tipo li tirano a sorte o Sì, che qualcosa. l'Amis, se non sbaglio, fa un sorteggio tra gli iscritti, mi Faranno la stessa cosa sembra anche 10 o dai 15, non di Neveriani, più. sì. Ce n'è forse anche uno di Nathan Never. E con me ci sarà Romina Denti, che è mia moglie. E che mi aiuterà, Ciao. che mi aiuterà, praticamente io farò il disegno, lei con l'acquerello, visto che è colorista, mi farà le ombre o cose del genere. Questo punto, dopo quest'ultima informazione, mi piacerebbe vedere questa storia, magari in grande formato, ricolorata. Beh, Ah, fosse possibile, sarebbe ho bellissimo. visto che alcune le stanno riportando fuori, tipo adesso non sbaglio, se esce quella di Caravaggio, anzi, dovrebbe uscire proprio da settembre. Quindi sarebbe carino vedere anche altre Allora, ricolorate. dentro questa collana, secondo me ci sono delle storie validissime che avrebbero potrebbero, hanno un potenziale sicuramente alto. Avrebbero un potenziale ancora più alto se fossero magari fatte in un'edizione, come posso dire,
deluxe. Parte c'è Nicola Mari, ci sono quelle storie che ha scritto Recchioni di Accardi che sono bellissime, ci sono... I Samurai sono già usciti però in volume della Scuola Bao, quelli in carta di riso se non sbaglio. Sì. Quindi quelle le hanno fatto il deluxe. E poi secondo me è anche un tipo di storia che avrebbe secondo me anche un mercato estero, perché vabbè, magari un francese prendersi 200 numeri di 90 pagine di una serie, magari se gliela butti là tutta insieme non se la prende, però magari una storia come questa divisa in tre tomi, come questa o come queste delle storie in tre tomi magari più grandi e come dici tu anche colorate, potrebbe essere, non avrebbero secondo me da ridire, ecco, i francesi. No, decisamente. O anche gli americani, ecco. Beh, io credo più i francesi, però le avanzano. Il taglio di questa serie è più volendo verso il francese che l'americano, secondo me. La lanciamo come proposta a tutti i francesi che ci lanciamo seguono. Lanciamo tutte le proposte possibili. Va bene, io ti ringrazio e visto che questo è il tuo mese, ti dico anche in bocca al lupo. Grazie mille. È un mese. Sì, c'è da dire che io avrei preferito che fossero divise in vari mesi, ma più che altro perché dopo se no tutto settembre, poi ottobre, novembre non mi vedono più. No, però no, sono contento, dai. Almeno c'è stata questa cosa di vedere come è disegnato questo, come, che poi non sarà molto diverso, naturalmente, perché il disegno è il mio disegno, e quindi anche se sto cercando ultimamente a lato di fare cose diverse, vorrei proprio fare un salto grafico in un altro tipo di disegno proprio, sempre magari... bonnellizzabile, però comunque che abbia un gusto magari un po' diverso, ecco, così. Beh, una collana come le storie secondo me si presta anche a provare cose nuove, quindi sì. Non è detto che non si sì, in questo caso qualcosa. All'inizio avevo qualche voglia un po' particolare di tratto, no? Di tratto strano, però poi dopo la storia era comunque diciamo seria e si rischiava che magari alcune cose risultassero un po', non dico ridicole, però comunque poco classiche, ecco, e allora ho preferito tornare su un tratto un po' più... Settembre è il tuo mese, poi a ottobre c'è Lucca, quindi immagino che anche su Lucca, almeno su Nathan Never, eccetera, ci sarà qualche incontro, mi auguro, quindi anche lì sarà un'altra vetrina per le storie, per Nathan Never, quindi... No, ma poi... allora, a parte che adesso ci sono cose come Lucca, sempre in formato mini, in tutti i paesini, no, vari, quindi sicuramente ci sarà momenti di incontro con la gente, che è sempre una cosa bellissima, secondo me. Neanche tanto per dargli il disegnino, che poi è quello che ti chiedono, però è anche per avere il polso della situazione, no? Ti dicono questo mi va bene, quest'altra cosa non mi va bene, e allora tu hai più o meno idea di non tanto io che sono il disegnatore, però in generale la casa editrice può anche avere un riscontro fisico, no? Con le persone, perché poi sai, quelle cose che ti dicono su Facebook o sui forum sono cose magari che tu puoi seguire, però magari, non so, c'è quello che dice la cosa, poi ci sono anche magari quelli che lo seguono, no? Mentre invece se tu li hai lì davanti, hai fisicamente l'idea di chi e di che cosa ti dicono. Secondo me quella è la parte... Diciamo, le critiche costruttive sono ben accette. Sempre, quello sempre, assolutamente. Se sono costruttive... Se sono costruttive, ovviamente. Io ti ringrazio, anche per me è stata un'opportunità vedere uno studio all'opera e... Ti faccio in bocca al lupo, grazie. Consiglio a tutti di comprarlo perché è una gran bella storia. E cosa ti posso dire? Spero di rivederti presto, se non sulle storie, anche su Nathan Never. O anche su altre pubblicazioni. Presto perché dopo domani. dopo domani. Vabbè, diciamo un altro Nathan Never, okay. Un altro numero delle storie, o boh, che ne sa, magari anche qualche altra collana. Ok, sì, grazie. Grazie mille, ciao. Thank you.